È ballottaggio a Brindisi, la sfida è tra il candidato di centrodestra Giuseppe Marchionna, già sindaco dal 1990 al 1992, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, e Roberto Fusco per il centrosinistra, espressione del Movimento 5 Stelle sostenuto anche dal PD. Il risultato era abbastanza scontato, nel senso che con quattro candidati sindaci era piuttosto improbabile che qualcuno riuscisse a tagliare il traguardo del 50+1 in prima battuta, anche perché le coalizioni erano anche sufficientemente organizzate, forti, e siamo perfettamente consapevoli che la seconda parte è un'altra partita che va giocata con ben altri approcci. Risultato soddisfacente perché ci ha portato al ballottaggio in una situazione difficile, in una campagna elettorale durata poco, e ciò nonostante siamo andati al ballottaggio con un voto significativo e in una città in cui il ballottaggio è sempre stata una partita completamente diversa, tanto che lo stesso sindaco uscente che aveva perso al primo turno ha poi vinto al ballottaggio. Insomma, io mi auguro che sia appunto un buon auspicio proprio il precedente che abbiamo. Tutto rinviato dunque di 2 settimane, Brindisi tornerà a votare il 28 e 29 maggio, restano fuori dai giochi gli altri 2 candidati, il sindaco uscente Riccardo Rossi e Pasquale Luperti.